Buonasera a tutti, benvenuti a voi, ma soprattutto al nostro ospite della serata, Trifone Gargano. Nino? Okay. Sì. Fu vera gloria? Adesso scopriremo di no. Fu vera gloria? Lui lo disse di Napoleone, noi lo diciamo di lui. Fu vera gloria? Stasera scopriremo... Ma ti vuoi fermare in carcere stasera? Che sì, decisi? Perché... Lui non ha nessuna colpa, eh? Fate le prime le foto, perché questa sarà l'ultima presentazione, mi arrestano, sicuro, scattate già mo le foto, direte... Allora mi dicono che devi parlare più vicino, per più farti vicino, sentire per l'arresto, sempre così, sempre quello l'anno scorso. Allora, sì, questa, scattate le prime le foto, perché non ci sarà un'altra presentazione, già si è ricostituita, pensate un po', la SAM, Squadra Azione Manzoniana. Non è più Squadra Azione Mussolini, Squadra Azione Mazzoni. Mi scrivono, ti spezzeremo la penna, ti bruceremo il quadernino, ti faremo, forniamo le ruote, eccetera. Quindi questo, caro Antonio, lui non ha nessuna colpa, nessun di voi. Poi non dite, stavo pure, niente, scattate le foto e basta, le nasconderete per sé. Ma fra poco iniziamo. Prima un prequel. Io quelle parole devo dire. Un prequel, ma facciamo un'anteprima, non è ancora... L'inizio. Vabbè, allora... Comincio io. Allora, facciamo un'anteprima. Allora, perché io ho letto alle 21, no? E mo so già le 21:15, ma mi suggeriva Antonio, aspettiamo qualche altro minuto. Non vorrei far tardi e trovarmi come mi sono trovato, non so se l'altra volta l'ho detto, sto fatto, alcuni anni fa, mo non mi inviterete più. Cioè, io... Questo fatto che mi arrestano non è una novità, io stavo 5 anni fa, stavo in galera, l'avevo detto sto fatto, mo lo dico stasera, sicuro Antonio non mi inviterà più. Io 5 anni fa ero in galera, nel senso vero della parola, steviente, perché partecipai a un progetto culturale che si chiama Caffè Ristretto e mi fecero girare nelle carceri pugliesi, a Foggia, Lucera, Bari, a Turi, pensa a Turi in provincia di Bari, c'è un carcere a sentenza definitiva, stavano 150 persone, come state seduti voi al piano di sopra in due file così. Io prima di iniziare, non con Antonio, con la direttrice, scambiavo la qualche parola, quando al primo posto uno baldanzosamente alzò e gridò: maestro, quando è durata sta cosa qua? Io ma già rapido scatto, dice: perché ci ti dà effetto, devi uscire stasera, non so, capì, c'è un appuntamento, dove devi andare? Quello un po' mortificato mi disse, non vi dico ciò che disse del giudice, Cudicin de Corn mi ha dato 3 anni e 7 mesi, e beh, dici io, stai buono, assetto, può durare pure 3 anni e 7 mesi, che c'hai da fare? La direttrice mi chiuse dentro, se ne andò, io cominciai a parlare di Leopardi, quello si alzò di nuovo e gridò, comunque maestro, io qui sto per sbaglio, si capisce, dici, tu sempre sbaglio, pure io mi trovo... Mi trovo per sbaglio e ti spiego perché. Io allora 5 anni fa tenevo 58 anni, quindi dissi 51 anni fa, primo giorno, oggi ne ho 63, 51 anni fa, primo giorno di prima elementare, mio padre mi venne a prendere all'uscita di scuola, mi piazzò sulla bici, poi non venne più, non ci venne più per tutta la mia carriera scolastica, nemmeno il giorno della laurea. Non venne proprio più, altro che, visto che stanno tanti insegnanti qui tra di voi, certi rapporti scuola-famiglia di oggi che non se ne può di più, tutti dicono che venne alla scuola, dice, maestro come va mio figlio, come va, come ci va ieri, io ci viene a fa, ci viene a fa, tradotto dal tedesco, come andava ieri va oggi, cosa viene a fa? E poi ti chiede, che dice, posso tornare? Tu per educazione ci dici, sì signor può tornare, dopo 2 giorni viene di nuovo, dice maestro è oggi signor, ciuccerà ieri, ciuccia io, c'è fino a fare la scuola, tutti i dì che vengono alla scuola. Cioè, invece mio padre fu un uomo coerente, venne il primo giorno, non ci venne più, mi fece sta domanda piazzandomi in bici, disse, Trifone, disse io, che c'è papà, ti piace andare a scuola?
Ma di chi è un piccinino? La prima di certe domande difficili. Sbagliai la risposta, perché dissi sì, mi piace, sono 55 anni, prima da te, mo da tu, che non si riesce ad uscire da questa benedetta scuola, molto più intelligente di me, mio fratello, di un anno più piccolo, anche con lui, mio padre, che era un uomo coerente, andò il primo giorno, non andò più, certo la carriera di Nicola fu più sintetica, Nicola ti piace andare a scuola? No, disse Nicola, da moglie a casa ne va assoluto, un uomo felice, mio fratello, altro che... Però poi cosa aggiunsi ai detenuti che stavano lì? Noi parleremo quel giorno, non oggi, parleremo di poesia. E Leopardi cosa dice? Quel muro, quella siepe, la carcerazione, un fallimento commerciale, una malattia, mi impedisce di andare oltre, di vedere oltre, ma ecco il ruolo della poesia. Io nel pensiero mi fingo, io sono più forte della carcerazione, della malattia, di un fallimento, del muro, della siepe, io nel pensiero mi fingo. La poesia è quell'amico che ti tende la mano e ti fa alzare, perché la vita, cari miei, non è tutta una discesa di successo, la vita è fatta di delusioni, di mazzate, pandemie, di tutto, e allora l'amico che non ti abbandona mai è la poesia. C'era agli inizi del Novecento, è venuto anche da queste parti con Pasolini, Alfonso Gatto, uno dei più grandi poeti del Novecento italiano, che lui faceva il giornalista sportivo all'inizio, Cambert, no? E in una scriveva delle tappe del Giro d'Italia. In una giornata di pausa, siccome non sapeva andare in bicicletta, chiese, o prima che passò, a Fausto Coppi, dice, ma imbaraci sopra la bicicletta. Fausto Coppi dedicò tutta la mattinata. Dopo 14, questo entra qua, cade, disse Alfò, non è per te la bicicletta, la sapere, ci penso io alla bici, tu continua a scrivere. E il giorno dopo, e chiudo questo prequeco iniziale, questo prequel, il giorno dopo Alfonso Gatto scrisse questi due versi che vi invito a mandare a memoria, a proposito della poesia. Cadrò sempre nella vita, ma sognando di volare. La vita è fatta di cadute, ma grazie alla poesia noi dobbiamo sognare di volare. È andato così questo primo prequeco. Adesso possiamo iniziare seriamente con Antonio. È acceso. L'hai acceso. Due parole... Dove stai? Ah. Due parole doverose. Allora, innanzitutto grazie. Permettetemi di ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha accolto nel cartellone estivo con molto ritardo, perché noi non sapevamo che il nostro Nino avesse dato alle stampe stroba. Io ho infiltrato una nostra agente nella sua presentazione a Bari, e un'agente insomma abbastanza seria, mi è arrivato il feedback. Quando sei stato a Bari? 20 giorni fa più o meno? Sì. Hanno detto lo stanno per arrestare, quindi ho detto va bene, quest'anno viene a fare la quinta volta a riunire in Vulture, cioè qualcosa di assurdo. Quindi stasera molte persone mi hanno detto, ma vi siete dimenticati il punto interrogativo sul manifesto? No, anche il mio editore da Torino al Salone del Libro, il libro non era ancora uscito, mi chiamò tutta l'armata, dice Nino, ho parlato col direttore editoriale della Rizzoli, ha detto suggerisci di mettere un punto interrogativo, non so di... Non voglio punto interrogativo, secco, dimenticare, manzo, va, anzi, sentirete... Oggi hanno tentato alla mia vita. Manzo? No, i fan di Manzo, quelli del nucleo che sì, conosci no, tu, si sono messi di traverso con la macchina. Sam, squadra azione manzoniana, oh, mi stanno dando fastidio, mi stanno dando fastidio. Ma tu sei impazzito, tu e l'amico tuo, così, testuale. Hanno detto. Così, sì. Così mi hanno detto. Ho detto, vabbè, vieni stasera e vieni a vedere. Però tornando per un attimo seri, vorrei ringraziare come sempre la nostra cordata di associazioni che ci accompagnano, come la Orsomando e Vulcanica, e ovviamente in ultimo anche il Centro Studi Leone XIII, ma non per importanza, ma perché ci ha dato in questo momento l'ultima trentina di sedie che, come vedete, insomma, sono andate anche quelle esaurite. Quindi un applauso a tutta sta gente, ci sta. Poi devo ringraziare pure i soci, Guglielmo che vi fa sentire la nostra brutta voce. Però ovviamente vi devo per un attimo presentare il nostro ospite, perché diciamo sembra uno pericoloso, ma lo è veramente. Di più. Di più.
Quindi diciamo che quest'anno però vedo che nel tuo curriculum si è aggiunta una nuova cosa, secondo me ti cacciano dalla... Io dico così, vabbè, allora comunque, professore sì. Presso l'università allora di Bari, posso dirlo? Secondo me... secondo Io me ti dico, esatto. Allora, professore presso l'università di Bari ci sta benissimo, quindi con lo sport nella letteratura, insegnamento, ok. Poi linguistica italiana, va bene, a Foggia. Poi io leggevo docente di letteratura italiana presso la Pontificia Università Urbaniana a Roma. Qua secondo sì. me è questa finita. È fondata nel 1600, se vai a chiudere, appunto, a me. Cioè, ti chiuderà o cacciano me o se vai a chiudere. Sta cosa non me l'hai detto. Anche perché contemporaneamente a questa incarico, a questo lavoro qua, è uscito il mio ultimo libro, questo è il penultimo con Sumanzoni, che è nato qui dentro, Dante Porno, il primo capitolo è dedicato proprio a Rio Nero, perché nacque qui l'idea, allor si mosse e io li venni dietro. Però vedo e Virgilio disse, perché gride? Saete, come perché gride? Ma questo l'ho fatto l'anno scorso, chi non c'era l'anno scorso, peggio per lui. Ecco, no, a Cattolebre. Oppure a Cattolebre, sì, proprio, cioè, leggete e capirete come la genesi in questo. Io avevo detto al sindaco, le celle aperte, così facciamo una lezione interattiva, 10 minuti laboratorio, 10 minuti Dante Porno, non quello di oggi, quello dell'anno scorso, 10 minuti laboratorio, va bene. Sì, però Nino, il primo capitolo è dedicato a Rio Nero. Tu mi hai mandato la copertina, che ovviamente non faremo vedere. Perché... No, si può vedere là, è una... Ah, ce l'hai già qua? Sta là, Beatrice Accogliente, una cosa... No, dillo com'è. E come le ha detto? Cioè, dicendo... C'ha 20 di misura, diciamo. E la faccia di Dante dove sta? Dante schiacciato, no? È accogliente, e perciò... E sul retro c'è un disegno di Leonardo da Vinci, dove riproduce Beatrice e Dante. Guardate, se voi lo vedete sul retro copertina, o andate su internet, ma difficilmente lo mettono, se lo vedeste sul retro copertina... Beatrice è un cesso che non si può vedere. Io dico, ma le inferenze sono due. O Dante era proprio cieco, c'è un cane, un bastone. Oppure, cioè, perché Beatrice non è la moglie di Dante. Beatrice, per dirlo in termini moderni, è l'amante. Cioè, di solito l'amante è la persona sulla quale uno si consola, si butta, no? E allora io dico, perché io ho mia moglie, là, ci mi attiene la mano, ma la più bonda mi chiede, se no mi tengo mia moglie. E allora se quella che vedete nel retrocopertina del mio libro è Beatrice, secondo Leonardo da Vinci, ed è un cesso a motore, un cesso che non si può sapere, e allora dico io, se quella è l'amante, la persona sulla quale uno si è buttato per consolarsi, Gemma Donati che cosa doveva essere? Cioè questo è il problema mio. Se quello è quel cesso, Gemma Donati cosa doveva essere? Che poi tra l'altro, ma non la dobbiamo voltare su Dante. No, e quindi boh, a Torino commisi un errore di imprudenza, parlando di Gemma Donati mi venne di dire una cosa che dico a voi, poi bloccami su Dante, perché... Allora, mi venne di dire, a Firenze, quando Dante nasce, i ghibellini non ci sono più. Sono stati sconfitti, stanno solo i guelfi. Allora dice, ma esatto, in un partito scritto, ogni votazione, ma vengono un solo partito. Invece no, la politica è bella perché si litiga. E infatti i guelfi fiorentini si divisero in bianchi e neri. Dante per nascita è guelfo bianco. Gemma Donati è cugina dei capi dei neri. I Donati, Corso Donati è quello che mandò in esilio Dante. Quindi io dissi imprudentemente a Firenze, a Torino quel giorno, a dicembre, dissi, quel matrimonio tra Dante guelfo bianco e Gemma guelfo nero non si doveva fare, perché da quel matrimonio sono nati i primi bianconeri della storia calcistica italiana. È stata una sciagura per l'Italia. Ecco perché l'anno di Dante la Juve se sot e quest'anno saranno arrestati tutti per falso in bilancio, malversazione. Mi bloccai, ma 12 battoristi che ti stufa. Malversazione. Mo mazzati, vabbè. Si alzò uno, disse, professore, siamo tutti del Toro, può continuare. E io continuo la lezione.
non finisce qui perché Nino, qua c'è il presidente del Toro Club, quindi stai proprio tranquillo. C'è solo il mio vice che è juventino, però no, non è più vice. A posto, benissimo. Alla fine della conferenza venì una signorina di terzo liceo e dice: professore, lei è simpatico, è bravo, eccetera, però quella battuta sulla Juve. E dissi io: perché lei è juventina? Sono la figlia di Pirlo. Me diceva: non ti preoccupare, porto io le mele a papà in galera, non ti preoccupare. Basta con Dante, se no ovviamente i due che sono andati via erano juventini, mi dispiace per loro, non tutti sono perfetti, ci sono due posti lì, potete occuparle se gli interisti milanisti potranno. Vai. Ah, è finito? No, aspetta. No. Tu hai finito? No, sì. Ma dobbiamo parlare di Manzoni. Certo. Ok, perfetto. Allora, quest'anno, vabbè, a parte... sono venuto apposta. Smetto di leggere il tuo curriculum, perché è lunghissimo. Vabbè, collaboro con la Treccani, Tritichitità. Ma soprattutto, questo però è una macchia, sei amico mio. Sì. E quindi questo è un... questo purtroppo. Questo purtroppo macchia il curriculum. La panza è aumentata rispetto all'anno scorso. Tartarugato. E quindi tutti quanti mi dicevano: ma voi dovete mettere il punto interrogativo oppure un punto esclamativo ed uno interrogativo? No, niente, secco, dimenticare Manzoni, punto. Dici, ma Manzoni che cosa ha fatto? Perché questa dannazione memoria? Il guaio suo fu nascere. La prima cosa fu a nascere. Vabbè, finisce l'introduzione, no, che poi... Io finisco molto rapidamente dicendo che, vi aggiorno un po' sul calendario, la presentazione di Nino non faceva parte del nostro calendario. Come sapete, le chiamate, le adunate alle armi le facciamo in 5 giorni, 4 giorni, quella di tua, diciamo, 8 giorni, pure assai, secondo me. Però io vi posso dare qualche altra anticipazione, perché ritorneremo qui il 22 agosto per il Festival del Mandolino, che farà tappa a Rio Nero quest'anno per la prima volta. E poi so che non si fa, io non l'ho mai fatto, faccio sempre pubblicità agli altri, per la prima volta mi hanno costretto a presentare un mio libro quest'anno. Bravissimo. L'8 agosto. E quindi tengo sta disgrazia. Dovrei presentarlo. Tu che dici? Lo faccio? Lo devi fare. Sto pensando dove sto io, che se fossi libero verrei... No, perché me lo vogliono far presentare sotto il genio del fuoco. Noi mo a Rio Nero stiamo creando i geni. Appaiono. È apparso quello dell'acqua, apparirà quello del fuoco. Il mio libro parla del 1860 in Basilicata, dove si sono sparate, si sono accise, insomma, cose un certo tipo. Secondo te vale la pena, devo fare. Volevo la tua benedizione stasera. Sì. Allora, metti in ginocchio, sì. Vado. Vai. Applauso! La possiamo fare? Vai. Benedetto, apposta. Sì. Allora, c'è. Vai. Pantalone bianco, c'è sta, con Trifone, tutto. Benissimo. Lo dovremmo fare a Contrada Gaudo. Avremo la cella comunicante. No, la cella con letto matrimoniale, dove vai? Comunque, perché, lo dovremmo fare. Ecco perché. Conclude, che poi ho preso coraggio. Dante nell'inferno disse: allora si mossa e io gli venni dietro. Ecco perché in tutto il purgatorio Dante ripete più volte: noi andavamo lunghessa la cornice. Non c'è il chiuna, dice: noi andavamo lunghessa la cornice. Sì, anche perché si aggiunse Stazio, poi in tre, proprio un'orgia, capito? Venna novetunaz, non cammini più uno avanti, dice: noi andavamo lunghessa la cornice. Quindi noi staremo in una... Ma no, noi facciamo venire pure Cecco Angiolieri che ci porta. Andremo muro. No, Cecco non lo vuoi? Cecco, a forza. Senti, dobbiamo parlare di Manzoni. Vabbè, basta, io voglio solo dire che l'8 agosto dovremmo fare questa presentazione. È manzoniano, mi sta. La presentazione a Contrada Gaudo, siccome è una zona che normalmente non si fanno queste cose, voglio che, diciamo, si capisca che la faremo lì, dove apparirà questo genio del fuoco. Gaudio. Il Gaudio ce l'ha da dire tu stasera. Sì. Quindi, niente, buona serata a tutti e Trifone Gargano nazionale. Bene. Vi ho detto, siete privilegiati, scattate le foto all'inizio perché non ci sarà più. Potrete dire: l'ultima presentazione fatta, che ho preso a Bari, a Polignaneto, l'ultima presentazione fatta da Trifone è stata a Rio Nero, nel carcere borbonico, proprio, guarda caso, nel carcere. Allora, io perché dimenticare Manzoni? Per tanti motivi, ne esamineremo diversi. Quest'oggi ogni capitoletto del mio libro è dedicato ad un aspetto per il quale la risposta è: dimentichiamolo, non serve più, non serve a nulla, dimentichiamo. Cominciamo con un esempio. Adostè, vieni tu.
Sì. Renzo, oggi devi fare la parte del trimone, Renzo. Proprio un trimone. Allora, come può succedere? Cioè, un ragazzo, quando si legge un libro o si vede un film, uno lo fa anche per identificarsi psicologicamente col personaggio. Tu ti puoi pure identificare con Rodrigo. Uno legge un libro per fare un cammino di crescita linguistica, culturale, affettiva, sessuale, psicologica. 350 pagine di questo romanzo, Renzo e Lucia non si danno mai un bacio, non si danno mai un bacio, 350 pagine, non è dici, beh, vabbè, 10 pagine, non ha trovato la situazione, no, non si danno mai la mano in 350 pagine, Renzo e Lucia promessi sposi, stanno per sposarsi, non si danno mai la mano, una sola volta Renzo attraversando l'Adda dà la mano ad Agnese, non a Lucia, questa è pedofilia pura, allora io dico un ragazzo di oggi, 15 anni, 16 anni, 17 anni, a 15 anni hanno fatto già il terzo aborto, cosa c'ha da prendere da questo romanzo in cui Renzo a Lucia non dà mai un bacio, voilà, stop, dove sta la signorina, fatela fuori, lei terrebbe un ragazzo che trascorsa la prima settimana di timidezza non le desse un bacio? Dica se... non le diamo... oppure torna Renzo, torna da Don Abbondio e dice Lucia, il prete non ci sposa più, la risposta è ah, va bene. I muerti che temo, cioè, e le 250 bomboniere, ci siamo andate. Le tre tonnellate di gambetta, c'è la madre, no, guarda che quello non ci sposa più. Ah, va bene. Anaffettiva lei, trimone lui. Non si capisce. Dopo mesi e mesi di separazione, l'uno ha creduto morto l'altro, la peste, la guerra. Renzo credeva che Lucia fosse morta, Lucia credeva che Renzo fosse morto. Si ritrovano nel lazzaretto a Milano, la scena di Manzoni è questa. Renzo, ah, sei tu. Lucia risponde, sì, sono io. Ma i muerti che devo, cioè, a me dunque, molto più moderno Dante con Paolo e Francesca, nonostante tutto, sono stati uccisi, sono bene, stanno abbracciati. Quel dice Paola, Francesca dice di Paolo, questi che da me non fia diviso. Come si fa a leggere? Allora, un ragazzo di oggi come fa a identificarsi? Sapete che di Lucia noi non abbiamo nemmeno il colore degli occhi. Stai sempre con la capa bascia. Certo, portava tutte quelle imbalcature in testa, luci psichedè. Sta sempre con la testa giù. Non sappiamo nemmeno di che colore fossero i suoi occhi, capito? Un applauso a Renzo Trimone che si può... Sì, sono la presenza. Si può sedere. Grande parte. Cioè... come fa un ragazzo di oggi a identificarsi con questi due? Ah, sei tu? Sì, sono io. Mia figlia, cioè io ho una figlia che oggi ha 29 anni. Quando aveva 3 anni, mia moglie, che disse, la seconda, questa è la seconda, no? Allora disse, tu la devi smettere, mandiamola alle suore per la scuola materna. Con queste idee tu, mandiamola alle suore. Vabbè, io subito, dice, mandamela alle suore. A settembre comincia l'anno scolastico, a manco metà ottobre viene a casa Simonetta e dice papà Michele mi vuole sposare. Dice una cosa buona, mica ti ha ammazzato, una cosa buona, però dice Michele, ha detto papà mio siamo piccolini, come ti deve cambiare? E se ne andò, dopo 2-3 giorni tornò e disse papà ne ho parlato con Michele, ci ha detto. Ha detto non ti preoccupare, farai il ladro e mi potrà mantenere. Dici, ma questo c'è un progetto di vita, questo è la sazua, ha le idee chiare, però dimmi chi è tuo, di tanto mestiere che stanno, giusto un ladro, e se lo arrestano, poi non rimandare solo per brutto, resti sola, se ne andò. Dopo 3 o 4 giorni venne di nuovo a casa e disse... papà, ne ho parlato con Michele. Beh, ha detto, non ti preoccupare, lui metterà la maschera di Zorro e non lo riconoscerà. Ne, dice, ma lo stiamo a posto. Infatti, quel giorno all'uscita, formava Boateng, dice, scusa, a casa tua, Michele non ti dice nulla, facciamoci una pizza, vediamoci, così decidiamo chi porta la camera da letto, chi porta la... cioè, questi avevano deciso tu, disse a mia moglie, capisci, le suore, settembre, ottobre, novembre, arriva l'estate.
andiamo al mare, io sto in macchina, la piccola dietro di me, sul bordo strada due cani si stavano accoppiando, no? Lei mi fa sulla spalla, papà, dice, mo papà, dice, ha visto i cani? Che c'è? Hai visto i cani? Sì. Che stanno a fare? Io ho persi 3 secondi di tempo per aggiustare la risposta. Quella mi anticipò e disse, si trasmettono liquido seminale. Frena blama, dice, ci vuoi dire? Dice, lei suora, abbiamo fatto educazione sessuale. Ne, dice, ma mi chiede, ha visto i suori, le cicogne, Roma, dice, chi si fa il purcuare? Altro che la Monica di Monza. Ecco la Monica di Monza. Ora, a mia figlia, ad una ragazza che oggi ha 10, 20 anni, io da un anno, una cosa seria, da un anno, ogni settimana sono stato, mo, la trasmissione non c'è più, ma non perché sono su di lì, perché è estate, su Telenorba una volta a settimana mi chiamavano a pomeriggio Norba per commentare i casi criminali, o dal mio occhio di educatore, oppure dal mio occhio di critico letterario. Guardate, io sono rimasto casi di 15, 20 anni fa, o di 20 giorni fa, eccetera, sconvolto da un caso di un ragazzo di Brindisi, 17 anni, prende una pietra, spacca di testa la sua compagnuccia di 16, la lascia lì in campagna, se ne va al bar, eccetera. L'autopsia dice che muore 48 ore dopo, 2 giorni dopo. Io dico a quel ragazzo, e tanti che poi facilmente dicono è un mostro, qual mostro? Quando è nata a 0 anni, a 1 anno, a 2 anni, a 3 anni, ci le dite la cosa. Chi gli ha fatto educazione ai sentimenti, educazione agli affetti, educazione sessuale? Chi ha curato tutto questo? Non lo cura la famiglia l'educazione al sesso, non lo cura la scuola, lo cura solo YouTube, YouPorn. E allora io dico, come può un romanzo del genere? Leggiamoci Desiati, leggiamoci Tondelli, leggiamo gli autori di oggi che raccontano le problematiche di oggi. Quel romanzo, sotto il profilo affettivo, sentimentale, sessuale, non ha nulla da dire. Nulla, nulla, perché vi ripeto, in 350 puntate di quella storia, Renzo non bacia mai Lucia. E non è possibile identificarsi. Allora, va messo nella, anche sotto questo profilo, va messo nell'armadio, là, nello scaffale. Non solo. Prendiamo un altro aspetto. Ci hanno detto a scuola che è un romanzo storico. Un altro falso. Non è un romanzo storico. Questo non è solo l'anno dei 150 anni della morte di Manzoni, perché per me poteva morire molto prima. No, sono pure i 200 anni del Fermo e Lucia. La prima edizione di quel romanzo uscì nel 1823. Fermo e Lucia. Gli stessi anni in cui Manzoni sta scrivendo le tragedie, il Conte di Carmagnola, la Delchi. A Manzoni dell'Italia non gliene frega proprio nulla, sta pensando solo alla Longobardia, sta pensando solo a casa sua, non ha contezza dell'Italia, ne fa parte, altro imbroglio della scuola, fa parte del Risorgimento. Quando nel 1821 comincia a scrivere, marzo 1821, la stessa sera gli bussarono, dice, Alessai, avevano arrestato tu, arrestati tutti. Lo nascose per 27 anni quell'ode. A noi ci è stato raccontato come se fosse impresa diretta, come se lui stesse nelle barricate, era un cagasotto, era un vigliacco, un tremebondo, stava chiuso a doppio mandato a casa sua. 27 anni dopo nemmeno lui lo pubblicò, marzo 1821, nelle giornate del 48 a Milano un figlio le pubblicò senza il suo consenso, perché era un cagasotto vigliacco, un vamacchione, come diceva Firenze. Se capite che ho fatto tanti anni di studio a Firenze, ho vissuto a Firenze, non va mai, altro che protagonista e padre della patria, niente affatto, niente affatto. E allora in quel momento, 1823, Manzoni pensa solo alla Longobardia. Quello è un romanzo di costume arrivato 100 anni dopo. Io in un capitolo del libro spiego questo fatto, è un romanzo di costume scritto male, noioso, 100 anni dopo rispetto a Samuel Richardson,
che in Inghilterra 100 anni prima ha scritto Pamela, successo editoriale. Voltaire che scrive in Francia Nanin 100 anni prima, il nostro Goldoni che scrive 100 anni prima Pamela, e con grande orgoglio Appulo Lucano, il nostro Piccinni che scrive l'opera buffa La cecchina o La buona figliola. Di cosa parlano queste quattro opere che vi ho raccontato? Di un problema sociale a metà Settecento molto diffuso, e cioè i matrimoni misti. È possibile, si chiedeva, visto che a metà Settecento la borghesia, che stava per fare la rivoluzione francese, era diventata ricca, forte, potente. La domanda era: il marchese, la bella contadinotta, la porta nel fienile, la scopa e la lascia, o la può sposare? Questo era il problema sociale. I matrimoni su scala, i matrimoni misti, possono avvenire? Pamela dice di sì, Richardson. Voltaire dirà di no. Pensate, Voltaire li fa sposare, ma scrive nella sua commedia Nanin, no, quella la nascita era stata scambiata nella culla. Pensate, Voltaire che dà una soluzione di mediazione, una soluzione moderata, rispetto anche al nostro Goldoni e a Piccinni. E allora questo signore di Milano arriva 100 anni dopo ad affrontare un problema senza avere il coraggio di scrivere Rodrigo voleva scoparselo, c'è, boom, bah, frun, non lo scrive nemmeno. Quello è un romanzo di costume arrivato 100 anni dopo. Io ovviamente tutti i capitoletti non ve li completo, se no nessun saccato libri, io vi do lo stimolo, la curiosità. Non solo, prendiamo un altro aspetto, è il romanzo, lo affermo qui, vedo un lampeggiante blu là fuori, no mi arrendo, no, lui non c'entra nulla, Antonio non c'entra nulla, tutto normale, non c'entra nulla, i presenti sono al buio, non c'è nessuno, nessuno acquistasse il libro, nessuno se lo facesse firmare, se proprio non dite che l'avete letto. Dice no, l'abbiamo preso per fare le cartine, hanno fornito le cartine a casa per fare le cartine. Allora io qui affermo, è il romanzo che dà il via in Italia alla cultura della mafia, della mafiosità. Rodrigo è il boss di paese, di quartiere, i bravi sono i picciotti, Azzeccagarbugli è il consigliori della mafia, Don Abbondio è quel prete che si inchina davanti alla casa del boss, non a Palermo, dove abito io, in provincia di Beri, a Valenzano, pochi anni fa. L'intera giunta fu sciolta perché alla processione di San Roque, il 15, il 16 di agosto, fecero l'inchino alla finestra del boss, con la statua del santo. E allora non solo ha scritto un romanzo di mafia, l'ha praticata nella sua vita. Io vi rivelo, nel libro ho messo 2 o 3 lettere originali di metà Ottocento, che non che le ho scoperte io, non ne parlava nessuno. 1869, Manzoni è ancora vivo perché muore nel 1873, perciò sono 50 anni. 1869, l'allora ministro della pubblica istruzione, il nome era tutto un programma, si chiamava Emilio Proglio. Non si sta sempre sfortunati che il ministro dell'istruzione, capì? Non è Shoot Me in a Bull. Questo già dal nome, il cognome era Broglio. E vabbè. E allora nomina, si chiede, 1869, agli inizi della storia dell'Unità d'Italia, si chiede quale soluzione linguistica in Italia e soprattutto quale libro, quale strumento per ottenere questa soluzione linguistica? Nomina presidente di commissione Manzoni, mette se stesso in commissione, Broglio, che tutte le sere andava a casa di Manzoni a Leicing a bere il tè, era giovane allievo di Manzoni. Terzo componente di commissione, un certo professor Giorgini, 11 meno, professor, io cosa pubblico che scopro? Era il genero di Manzoni. Il genero, questa commissione, Manzoni,
Broglio e il genero decidono. La lingua è la soluzione di Manzoni, il libro, i promessi sposi, obbligatori in tutte le scuole. Da tan fine mo! Non lo so a Milano, ma a Bari questo lo chiamiamo interessi privati negli atti d'ufficio, all'amici, all'amici, lo chiamiamo, non è tanto, è come se Antonio, prossimo ministro dell'istruzione, ne salvamci un fascino e ci dico, sì, tanto, biscattiato come una cosa all'altra, metto il libro mio obbligatorio in tutte le scuole. Non finisce qui, a Firenze, il ministro nominò due commissioni, una a Milano, questi tre, e una a Firenze. A Firenze, presieduta da un pedagogista, arrivano ad una soluzione contraria. Io pubblico questo documento del Ministero. Sta nel sito, nell'archivio del Ministero. Non è che sono fatto Sherlock Holmes. E allora il Ministro scrive a Firenze e dice al Presidente di Commissione dimettetevi tutti oggi stesso per motivi di salute. Dimessi. Allora mi chiedo, non solo scrive di mafia, la pratica. La pratica, da allora ad oggi nel biennio superiore è obbligatorio acquistare e leggere i promessi sposi. Perché siamo arrivati a questo, mi sono chiesto, e trovo un'altra chicca. Nel 1840 Manzoni pubblica l'edizione definitiva dei promessi sposi. L'edizione, la quarantana che tutti conosciamo, quella illustrata, illustrata da un certo Gonin. Gonin, pensate, viveva a Milano all'inizio, poi se ne faceva Torino perché lo chiamava 5 volte la dia la casa, ma insomma non usciva mai di casa perché tremava, aveva l'agorafobia, tremava, cioè lo spazio gli cadeva a terra, eccetera. Lo chiamava, dice no, il bravo l'hai disegnato così, io lo voglio così. Quindi dopo 3 mesi se ne faceva, se ne andò a Torino perché non ce la faceva più. Questa edizione Manzoni pensa di farla illustrare perché non vuole, teme le fotocopie, diciamo oggi, teme le edizioni pirata. Ebbe un'idea geniale, disse se io faccio fare i disegni sarà difficile fare le edizioni pirata. Allora la pagò pure lui. Fu un'edizione autopromossa, pagò di tasca sua l'edizione, fu un'edizione costosissima. Io pubblico nel libro, perché li ho trovati, i dati di vendita. Vi ricordate quel capitolo dei Promessi Sposi quando Manzoni dice mi rivolgo ai miei 25 lettori? No, tutta la scuola dice vedete che modestia? No, furono da aver 25 a Catulip. Io ho trovato i dati di vendita, 17 copie si vendettero in tutta la Lombardia, 2 a Monza, ovviamente i nipoti della monaca, dice vediamo come ne parla di zia, 1 solo a Napoli. Manzoni era un, cioè mi dispiace, era cretino proprio. L'unico acquirente di Napoli era un tipografo napoletano che tirò 10.000 fotocopie da quel libro. Vendete 10.000 copie pirata a Napoli, non ci dite manca una lira, ovviamente di interesse. Era un idiota, un idiota. A Milano vendete solo 17 copie. 17 copie! Io riporto i dati di vendita nel libro e porto una lettera, pubblico nel libro una lettera sorprendente dei cugini Beccaria. Il cugino Beccaria, il nipote di Giulia, della mamma, scrive alla zia, a zia Giulia, il libro uscì a settembre, questa lettera di Beccaria è del dicembre 1840. Dice, cara zia Giulia, al tuo Alessandro, noi, i cugini, gliel'avevamo detto che quella era un'impresa costosa e rischiosa. Lui si è fidato di quel D'Azeglio lì, Massimo D'Azeglio, furbo nelle cose sue, ma che non l'ha saputo consigliare. Gli ha proposto Gonin che ieri ciuc e che stava a sé. Lo scrivono proprio in lombardo, Ierciuc e che stava a sé. Massimo D'Azeglio, questo ve lo dico come dicevo Toto, tra parente,
Massimo D'Azeglio, l'autore di Ettore Fieramosca, questo non riguarda Manzoni, non l'ho scritto nel libro, non riusciva a pubblicarle questo schifo di romanzo Ettore Fieramosca. Sapete come riuscì a pubblicarlo? Si fece raccomandare da Manzoni, sposò la figlia, si fece raccomandare, una delle tante figlie, si fece raccomandare, pubblicò il romanzo, poi si separò dalla figlia, capì? Si divorziò dalla figlia pur di Manzoni, tanto un romanzo gli era pubblicato, stronzo. Allora, i cugini continuano a dire a zia, il tuo Alessandro si è fidato di quel D'Azeglio, furbo nelle cose sue, ma che non l'ha saputo consigliare, punto. Ascoltate ciò che aggiungono. La vendita è stato un fallimento. Fallo fallire del tutto. Non ci mettere nulla di tuo che è anche nostro. Cioè i Beccaria dicono a Giulio Beccaria, t'ha messo a pensare che devi vendere la villa di Brusuglio. Quella non era dei Manzoni, era di Giulia Beccaria ricevuta dall'ultimo amante, da Carlo Imbonati, che aveva avuto Giulia. Quindi i Beccaria dicono a zia Beccaria, fagli fare un secondo mutuo e fallo fallire del tutto, punto. Ecco perché qualche anno dopo, appena l'amico Broglio diventa ministro, fecero un imbroglio. Dici, mi tu romanzi mica, la sera non riesco più manco a fare la spesa per far mangiare i 55 figli che tengo. Vedete come questi aspetti non è che io li abbia scoperti, li ho semplicemente trovati e li ho messi assieme. Uno più uno fa due. Non c'è da... Allora, prima che uscisse il libro, apro un altro capitoletto, poi ve lo finite di leggere tutto questo capitolo per vedere come andò a finire la questione, che poi io, c'è solo un aspetto, dimmi di parlare poi di Gramsci, no? C'è solo un aspetto... di Manzoni che mi dispiace, Manzoni poverito, cioè da idiota però, cioè Manzoni, sapete tutti, non era figlio di Pietro Manzoni. Manzoni è il figlio di una relazione tra la madre Giulia Beccaria e Giovanni Verri, il più piccolo dei fratelli Verri, aveva questa relazione intensa, nota sia al padre a Verri, ad Alessandro Verri il grande, sia a Cesare Beccaria, a Wattin. Allora decidono, non si devono sposare, basta sto vecchio trimone di Conte, Marche Conte, era Conte, Conte Pietro Manzoni, lo faccio per sposare. Quindi e la fecero sposare, ma era figlio di Giovanni Verri. Appena nasce lo chiudono in convento, in collegio. In collegio Manzoni rimarrà fino ai 23-24 anni. Esce dal collegio, è l'unico aspetto che mi dispiace, esce dal collegio ateo, malato, trema, sviene, per tutta la vita andrà a braccio col servo, non riuscirà a fare due passi da solo, non crede in Dio, è sfiduciato, va a casa, bussa dallo spioncino, perché il vecchio Pietro, che non è morto ancora, vive con tre sorelle, zitelle, tutte e tre, di cui una è suora. Aprono lo spioncino e nessuno si offenda, la risposta che dà, non gli aprono la porta, non lo accettano, gli dicono la zocna a Parigi sta, tradotto dal tedesco, la tua brava mammina sta a Parigi. Lui andò a Parigi Giulia conviveva con Carlo Imbonati, disse mo c'è a fede te, va te. Ecco perché voglio sfidarvi, voi avete letto tutti, anch'io, I Promessi Sposi. Qualcuno di voi ricorda nel romanzo il nome del papà di Renzo? Gli offro un gelato stasera. Il nome del papà di Lucia? Non ci sono. 350 pagine, non c'è. Non c'è il nome, non c'è il padre di Renzo, non c'è il nome di Lucia, c'è solo Agnese, perché tutti abbiamo bisogno di una suocera con cui litigare. Non ci sta. È un atto mancato, freudianamente, e lui non ha avuto il padre. 23 anni e più senza uno schiaffo e senza una carezza, senza un affetto. E allora nel romanzo non c'è, questo Renzo non ha né padre né madre, e lì c'è te ne scritta la mamma, non c'è il padre. E allora quando io annunciai l'uscita di questo libro, già cominciarono a riempirmi di
muerto, che ti muerto, mi avrei sottaccato, mi ha ammazzato, cioè, come ti permetti? Uno, per fare l'intellettuale, mi disse, professore, ma lei è rimasto a Gramsci? No, gli rispose, se hai la pazienza di aspettare e di leggerti il libro, non mi sono fermato a Gramsci. Non è solo la lettura gramsciana secondo la quale, appunto, il romanzo, tra l'altro, oggi vale ancora di più del tempo di Gramsci. Come può un insegnante, un papà, dire al figlio, zitto, abbassa la testa, non rispondere, non replicare, non staci, cioè la cultura della remissione, la cultura del non replicare, la cultura di non andare in piazza, il sugo di tutta la storia è proprio il tradimento di tutto ciò che noi oggi chiamiamo educazione civica, educazione alla cittadinanza attiva. Nelle scuole, dalle elementari ai licei, è stata reintrodotta la cittadinanza attiva, secondo la quale noi ci sforziamo di dire ai nostri figli, a me interessa Rio Nero, a me interessa la Basilicata, a me interessa l'Italia, a me interessa, I care. Invece nel sugo della storia sta scritto, ho imparato a non andare agli scioperi, a non mettermi in piazza, a non candidarmi mai, a non dire culo, a non ubriacarmi, a farmi il cazzmè. Bella, una bella educazione civica viene fuori dalla fine. Dice Renzo e Lucia, dice, noi dalla storia abbiamo capito che se ci stiamo... Ed ecco perché da Petrarca, spero che non lo abbiate invitato, Antò, da Petrarca a Fabio Volo, sono libero da Fecchi di Fabio Volo, è la cultura del menefrechismo, del qualunquismo, dell'opportunismo. Ho imparato a... Petrarca scrisse nel De Vita Solitaria, visse bene chi bene si nascose. E ci volevi tu che dici? Usapim tot, che vive bene chi non si candida mai, che vive bene chi non dice mai quello che pensa, che vive bene... Don Lorenzo Milani avrebbe scritto sulla sua scuola, I care. Questo è l'anno anche di Don Lorenzo Milani. A me interessa, a me sta a cuore il destino del mio paese. Invece Petrarca disse, visse bene chi bene si nascose. Bravo un pamacchio. Dante invece cosa dice nel terzo canto? Gli ignavi. Che se in noi c'è una scintilla di Dio, quella si chiama il ben dell'intelletto. Tu, io, hai il dovere di dire sì o di dire no. Si può sbagliare, per carità, e chi non sbaglia? Ma no, ni, non lo so. Mo chiede a mamma, figli miei, state a casa, domani c'è lo sciopero. Non siamo, stai a casa, facci la giustizia, in disposizione, figli miei. Perché se entri, poi diranno gli amici tuoi, diranno come sordlecchin, trasu. Se non entri e fai lo sciopero, il professore si scrive il nome, Trifone, è proprio un rivoluzionario. Allora, figli miei, state a casa, in disposizione. È la cultura che parte da Petrarca e arriva a Manzoni col sugo della storia, secondo la quale nella prima guerra mondiale scoppia la guerra, Giolitti che disse, stamene qua, che qua dobbiamo vedere come fanno le cose, e ci buttiamo tra l'uno, o l'alleanza o l'intesa. Questa è l'Italia di sempre. L'Italia, aspetta, vediamo come vanno le cose. Movdimle fa. L'Italia del qualunquismo, l'Italia dell'opportunismo, che ha in quel decalogo dell'ultima pagina proprio il trionfo. Il trionfo. Ho imparato a non candidarmi, non vado agli scioperi, non vado alla manifestazione, non dico culo, non mi ubriaco, ma faccio il cazzo me. E allora in base a questo dice, vabbè, l'ultima pagina la strazziamo. No, subentra il metodo Simonetta, il metodo di mia figlia. Simonetta, alcuni anni fa, mi fermò mamma, mi disse, Nino, in famiglia mi chiamano Nino, Trifone, proprio quando sono così importante, come che dava volta mio padre, Trifone, ti piace andare a scuola? Perché Trifone, insomma, io andai 4 anni fa, andai a Palermo, ero uscito dalla carcere già, andai a Palermo per un convegno su Pirandello, arrivai all'hotel Politeama e chiesi la stanza del professor Gargano. Lui chiamando, disse, non c'è. Come dice, non c'è? E hanno prenotato. Controlli. Controllò, dice, no, non ci sta nessuna prenotazione. Ma vabbè, dice, pittiamo una stanza. No, siamo al completo. Beh, e dice, scusi, e mo, invece dell'albergo Politeama, devo dormire in piazza Politeama. Oh, mi venne il lampo di genio. Dissi, vuol vedere questo Trifone? Controllò, dice, sì, c'è una prenotazione per il professor Trifone. Ho carte di identità, so gli, non aveva nessun professor Trifone. Poi presi il telefono, chiamai mamma, dice, parla di questo.
Son nome da Trifone, non Puccini, perseguitato tutta la vita. L'altro giorno a Fasano di nuovo mi chiamarono il giorno prima, dice professore, sono arrivati i comodini. Scippabdiel comodini, un'ora e mezza da Chiavarchi, non zacchiamo sti comodini. Dice, scusa, voi mi avete chiamato. Arrivò la commessa, dice, no, stanno, vedi sotto la T. Sotto Trifone li avevano messi, capito? E allora dice, va a cude, Gualberto, dice, vabbè, tu mi hai preso Trifone per cognome, ci può stare. Manca a te, ma potevi chiamare Gargano di nome? Non lo so. Allora mi chiamo Nino, Trifone Gargano, ho due cognomi, sto apposta, sono diventato nobile. E allora vale il metodo Simonetta. Simonetta andò da mamma e... cioè mamma venne da me e disse, Nino, ma Simonetta non mi viene a trovare, ci sono fatta la piccina, qualche cosa è successo. E io disse, non lo so, mamma, mo chiedo a Simonetta. A casa la ferma, sempre chiede di Michele, Simonetta mi ha dato tanti problemi. Vabbè. E dice, beh, Simone, ma mamma, la nonna ha detto, perché non la vai a trovare? Ti ha fatto qualcosa? Dice, no, papà, non mi ha fatto niente, però, sai com'è? Se io andassi e mi fermassi un'ora, ma pur due ore, ma pur mezza giornata, poi arriverà il momento in cui devo dire, ciao, la nonna, me ne devo andare, rimarrà male. Allora non ci vado proprio, così non ha questo momento del distacco. Quindi i promessi sposi non è che bisogna straziare l'ultima parte, non bisogna leggerli proprio. Metodo Simonetta, vanno mediate e vanno scettate, vanno buttati. Allora dissi a questo, non mi sono fermato a Gramsci, sembro scocchiato, ma vedete che le cose le prendo. Non mi sono fermato a Gramsci, non è il Gramsci che critica questo totale, il popolo sbaglia. Tutto ciò che il popolo fa di sua iniziativa, dice Manzoni, è sbagliato. Infatti Renzo a Milano va dietro il popolo e un sacco di problemi, arresta, un sacco di cose. E allora poi arriva nel lazzaretto, ah sei tu, sì sono io, e Francia la storia. A me non guarda, strano, niente. Allora io dissi no, se vai avanti, se hai la bontà di leggere il libro, vedrai, ho citato anche due grandi cattolici. Uno del tempo di Dante, il nome appena ve lo dirò lo ricorderete tutti, Niccolò Tomaseo, l'autore del vocabolario. Niccolò Tomaseo nella recensione dei Promessi Sposi scrisse qualcosa di più azzardato rispetto a me, parlando di Renzo disse, Alessà, hai disegnato un coglioncello. Niccolò Tomaseo in una recensione pubblicata sulla rivista, io riporto i tre righi di Tomaseo, dice hai fatto di Renzo un coglioncello. C'è un altro sacerdote ancora più vicino a noi, è morto pochi decenni fa, era consigliere spirituale di Papa Giovanni XXIII, amico personale dell'arcivescovo del Cardinal Montini, poi Paolo VI diventa il cardinale. Fondò in Vaticano le edizioni di storia e letteratura, punta di diamante dell'Osservatore Romano. Si chiamava, era nato in Basilicata, a Sasso di Castalda, a Potenza, vicino Potenza, e Nutiangol, contando pure i cani, 300 sono, cani, gatti, topi, 300 persone. E allora 300 animali, tra cui noi persone, tra gli animali. Allora questo Don Giuseppe De Luca è rimase orfano subito, va in Vaticano, diventa prete, resta in Vaticano e diventa l'eminenza grigia, c'è il carteggio di De Luca con il ministro Bottai, con Togliatti, con De Gasperi, con Andreotti, con tutto il mondo. Era l'unico prete ammesso a casa Croce a Napoli, non che fossero amici, Croce lo stimava e ci litigava perché De Luca aveva un'idea di storia, della nascita, della lingua e della letteratura italiana opposta a quella che leggiamo nei libri di scuola. De Luca, quindi un grande intellettuale cattolico, scrisse sempre sull'Osservatore, sull'Avvenire, sui giornali cattolici contro Manzoni. E poi sono stati raccolti questi articoli in un libro intitolato Meglio tu titolo me, io sono scritto dimenticare. De Luca scrisse contro Manzoni. In uno di questi articoli che io riporto nel libro sta scritto: Manzoni, a parte un fatto, l'accusa di ignavia, disse Alessà, di questa tua, scrive così De Luca, Don De Luca, di questa tua inutile lunga vita non ti sei alzato mai un giorno
a difendere il Papa di oggi, non 2600, di oggi. Tu che ne pensi del Papa di oggi? Mai, sempre nascosto in casa, non dici mai come pensi. È come se io vi dicessi, amici, l'anno prossimo sto scrivendo un libro politico, Nzakapish, un libro politico che farà discutere, se bisogna dire la verità. È un libro politico sull'omicidio di un grande uomo politico. Sto scrivendo un libro su Giulio Cesare. Oh, di Giulio Cesare, 3.000 anni fa, ce ne frega a noi. Io l'altro 10 giorni fa, ogni sabato scrivo per l'attacco di Foggia, ho scritto un articolo contro la russa, contro la questione che ha difeso quel porco del figlio. Ma l'ho scritto oggi, non fra 20 anni quando è morta la russa. Non si può giustificare uno stupro, anche se sei il padre. E allora io non ho aspettato che la russa morisse o che non fosse più potente, ma io non conto nulla. Biagi scrisse una lettera di critica all'allora presidente del Consiglio, Berlusconi, quando era in carica. Invece Manzoni fa come Don Abbondio nel suo romanzo. Alla fine del romanzo Don Abbondio chiede 5 volte a Renzi, ma è morto. Quando va fu un matrimonio finalmente, dici, ma è morto, l'hai visto tu che è morto, sei ne muerto, ma siamo sicuri? Non è che dopo 3 giorni, cucù, no, quello è un altro, Gesù face cucù dopo 3 giorni, Rodrigo, niente, è morto, ma l'hai visto, sei sicuro? Così fece lui, da grande cagasotto, 3 mesi dopo, già arrivo giornale, ma siamo sicuri che è proprio quel Napoleone, non è che è un altro, un cugino, perché io ho 5 cugini, tutti i fonti si chiamano. No, è morto. Beh, allora mo scrivo il 5 maggio. Se io volessi criticare la Meloni, lo devo scrivere oggi. Non mi sto chiuso in casa. Marzo 1821, a scuola ci dicono che fu scritto in presa diretta. No, fu scritto, non finito, perché se la fece sotto che li avevano arrestati tutti a Torino i pre-rivoluzionari, e lo pubblicò un figlio 27 anni dopo. È come se io aspettassi fra 27 anni, spero che la Meloni non sia più presidente del Consiglio, dice, ma la Meloni 27 anni fa sbagliò stufato. Eh sì, mo Giuseppe Manzi dice nell'aldilà. Che uomo a schiena dritta. Dante dice questo nel terzo dell'inferno. A schiena dritta. Noi al sud avevamo uno scrittore prematuramente scomparso, che era un modello di letteratura e di civiltà, si chiamava Alessandro Leogrande, prematuramente scomparso a 36 anni. Alessandro Leogrande scrisse 20 anni fa le porcherie della raccolta di pomodori qua. Alessandro Leogrande scrisse nel libro Naufragi, più di 15 anni fa, ciò che oggi dice Papa Francesco: abbiamo reso il cimitero, il Mediterraneo, un cimitero liquido. E lo diceva vis-à-vis, non 30 anni dopo, caro Alessandro Manzoni. Questo gli dice De Luca a Manzoni: in la tua inutile lunga vita mai che ti sia alzato e abbia detto una parola. E poi, caro Alessandro Manzoni, hai messo un prete nel romanzo e l'hai messo cagasotto, hai messo una monica e l'hai messo zoccola e assassina. Potevi non scrivere, perché non hai scritto un romanzo ateo, un romanzo sopra i protestanti? Perciò hai scritto un romanzo cattolico? Cioè, che servizio al cattolicesimo hai fatto? Una zoccola e assassina pure, è uno che si caga sotto. Dice, ma c'è il cardinale Cristoforo, è un modello di santità troppo alto per essere un modello di vita quotidiano. Queste critiche vengono da parte cattolica. Don Giuseppe De Luca fu, è stato nel nostro Novecento una punta di diamante. E allora quando poi, devo dire con onestà che alcuni che mi avevano criticato poi l'hanno letto, mi hanno scritto in privato, hai ragione su questo, su questo, su questo, però in pubblico hanno scritto, a me rimane fondamentale Manzoni. E ma fondamentale c'è cosa? A prescindere c'è cosa? Quindi, per diversi capitoletti, non mi ricordo più, vediamo qualche altro capitoletto che non vi ho detto, è morto, sì, questo ti tu fatto che muore, è morto 4 volte, sì, educazione, sì, tengo famiglia, il fatto che non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo schierarci,
del 14, ve l'ho detto, la guerra, forse vi ho detto tutto, broglio, presidente Manzoni, Azzecca Carboni. L'altro giorno mi hanno intervistato per Calvino Manzoni, mi hanno detto, professore, lei che è un dantista, cosa ha trovato di dantesco in Calvino o cosa ha trovato di dantesco in Manzoni? Allora, in Calvino, visto che è anche l'anno di Calvino, ho trovato un dantismo carsico. Calvino, noi pensiamo subito ad Ariosto e lui stesso spesso ci ha detto che il modello suo è stato Ludovico Ariosto, pensate alla trilogia Il Visconte di Mezzato, eccetera, eccetera. Invece c'è un dantismo carsico, nascosto, a volte dichiarato, altre volte no. Per esempio la descrizione dell'onda in Palomar, che è una delle ultime opere di Calvino, ha scritto parallelamente con le elezioni americane, in cui una delle elezioni poco famose, la visibilità, comincia proprio con un verso di Dante, che la fantasia è un luogo, la poesia è un luogo in cui ci piove dentro, come qua. No, un luogo aperto. Dante vuol dire una certa cosa, Calvino modificò quella spiegazione. Invece in Manzoni non c'è proprio, io ho parlato di adantismo in Manzoni. Manzoni non c'è, anzi, in linguistica, in fatto di lingua, Manzoni assume una posizione opposta a quella di Dante. Da Dante fino al tempo di Manzoni, il più grande linguista che viveva si chiamava, grazie a Dio, Isaia, cioè ognuno tenne i nomi che ha tempo, purtroppo, grazie a Dio, Isaia Ascoli. Ascoli sosteneva al tempo di Manzoni una cosa semplice, che aveva già scritto Dante nel De Vulgare Eloquenzia: se mai nascerà in Italia un volgare illustre, nascerà dal concorso di tutte le parlate d'Italia. Nel De Vulgare Dante aveva esaminato e bocciato 14 dialetti, tutti, compreso il fiorentino. Invece Carducci dirà: Manzoni ha messo agli arresti domiciliari la lingua italiana, mica solo tutta Firenze, no, un quartierino di Firenze, dice, quella lingua là, per legge non si fa questo, non si può creare per legge una lingua. Vi ricordate tanti anni fa l'esperanto, c'è fine fa, non esiste. E allora la lingua italiana, diceva Dante, quando nascerà? Nascerà dal concorso di tutte le parlate, sarà un miscuglio, una coinè, dal concorso di tutte le lingue. Lo sosteneva anche al tempo suo Ascoli, ma Manzoni ignorò la cosa, stavo un ministro imbroglio, dice no, la soluzione che cade chi, basta, no. Allora, anche linguisticamente è contro, e non lo è nemmeno da un punto di vista, come vi ho detto prima, Dante è molto più moderno, molto più sentimentale, se pensate a Paolo e Francesca, è una storia d'amore vera. Ma qual era allora il romanzo degli italiani che il ministro non ha mai suggerito? Si chiamava Le confessioni di un italiano. Il romanzo dell'Italia esisteva ed era Ippolito Nievo. Ippolito Nievo ebbe la sventura di morire a 23 anni, di morire giovane. E racconta, perché purtroppo l'Italia o ci piace o non ci piace, lo dico, nella terra dei briganti e nella terra del caro Raffaele Nigro, l'unica epopea italiana è quella garibaldina. Lo stesso Manzoni sbaglia quando fa, non è solo Manzoni, le tragedie in Italia non si possono scrivere, romanzi storici non si possono scrivere, perché se noi parlassimo degli Orazi e dei Curiazi, non è l'Italia, è Roma, era un'altra estensione geografica, un'altra moneta, un'altra religione. L'Italia è nata nel 1861, dal 61 ad oggi noi dobbiamo raccontare, noi gli scrittori, non io, le storie, l'epopea italiana comincia con la guerra garibaldina, con quella, poi non ci piace, non ha importanza che non ci piace, diciamo che Garibaldi era Curti, era Chiattun, facciamo che cavoli, ma quella è, dice, ma da dopo il 1861 ad oggi? Beh, io agli studenti dico, se voi rispondete in crisi,
Dice l'Italia nel 1300 in crisi, e nel 1500 in crisi, e nel 2023 in crisi, non si sbagli mai, ci tu rispondi anche sì, e nel 1861 in crisi. Quindi abbiamo due cose da raccontare, la crisi e i furti, perché appena c'è l'Italia, il primo scandalo è la Banca Romana, coinvolta, Crisp, tutto, e meno male, erano della sinistra storica, però erano della sinistra. Quindi noi l'epos è da Garibaldi in qua, l'avevamo questo romanzo, Le confessioni di un italiano, tra una vera storia d'amore e con i dialetti. Cioè Ippolito Nievo recupera le parlate dialettali, perché non so a Rio Nero, ma io, anche quando ero bambino, quando andavo a Toramare, non è che sentivo dire mi passi o desto remo, non li sentivo parlare così. Dicevo, pasto! Non sentivo dire il babbo. Anche il babbo, in Pinocchio leggiamo il babbo. Ah, bah, non, anche qua. No, il nonno, il tata, il papà grande. Quindi era totalmente innaturale, totalmente fuori posto. Il dialetto, la nostra lingua, il nostro DNA. Scusa, Renzo, vieni a redettore, Renzo. Vieni qua, sì, mo, vieni qua. Facciamo un esperimento. Perdere il dialetto, noi dobbiamo avere coscienza. E poi usiamo quello che ci è stato imposto come italiano. Mi vuoi dire tondo in dialetto? Ton. Mondo? Mon. Anche a me, io dico mun e tun, anche a me mamma non mi ha spiegato che il gruppo latino ND da noi diventa NN. Stai fermo, stai buono. Ti puoi dire chi era questo gruppo ND? Dimmi otto. Otto. Latte. Latte. Mamma non mi ha detto che il gruppo latino CT si traduce da noi in due T. Invece Obelix, che si fermò a Milano, lì dicono lach, och. Perché lì arrivarono i galli, arrivarono i francesi, a noi no, lo scoumbro era la nostra lingua. E lo facciamo oggi ancora 3000 anni dopo l'arrivo dei romani. Lo facciamo ancora oggi, nessuno ce lo spiega, lo respiriamo. E allora noi dobbiamo avere coscienza, consapevolezza delle parlate e dei dialetti, altro che il fiorentino. Poi, vabbè, andiamo a scuola. La sintassi del napoletano prevede nel periodo ipotetico, la costruzione del periodo ipotetico, con, così vi dico anche una cosa, se sono discusse linguistiche italiane, c'è fashion. Io sono stato a Foggia 23 anni per la laurea triennale, ma di sorte di ciuci, dopo che una laurea di 3 anni, 23 anni, insegnavo. Mo da 5 anni sto caber per i due della specialista, vai, mo già me ci vuole da 5 anni per la specialistica, no, insegno, però a Foggia ho mantenuto linguistica italiana nell'università privata, a Bari sto nella statale. Allora la c'è stato questo caschichiamo, ho fatto la linguistica, la sì, linguistica sì, è sì. Importante studiare la lingua, flexa. È napoletano, è il napoletano, il periodo ipotetico. Noi dobbiamo stare assieme sempre. Allora il periodo ipotetico a Napoli nella sintassi no, già stai assai qua sì, così. Sì, ti puoi accomodare, grazie caro, così ti ho di fronte gli occhi negli occhi, mi innamoro di più. E allora il periodo ipotetico per la sintassi napoletana si crea raddoppiando il condizionale. Ecco perché i nostri ragazzi quando scrivono se studierei sarei promosso non è che hanno sbagliato. Certo, hanno commesso l'errore rispetto alla grammatica fiorentina per la quale l'ipotetico si fa se studiassi, sarei congiuntivo e condizionale. Ma nel nostro dialetto napoletano, nella sintassi napoletana, non è sbagliato. No, bisogna dirglielo, avere consapevolezza dell'errore. Luca Serianni, che è stato l'anno scorso steso sulle fasce pedonali a Roma, è stato ucciso, e nella sua grammatica questo dice, come tra gli ultimi orientamenti, non è che bisogna segnare blu, rosso, mazza, i ceci sotto le ginocchio, no, bisogna avere consapevolezza. Certo, noi non faremo cadere la velare sorda intervocalica, cioè noi non diremo mai la ho, perché?
perché quello è un fenomeno etrusco. Gli etruschi da noi non sono arrivati mai. Io quando a Bari mi voglio divertire con gli studenti, dico, quando voi arrivate a Bari dalla zona, dalla strada dello stadio, no? Si arriva a Bari da Matera e c'è la chiesa di Santa Fara, un bel complesso ottocentesco con annesso. E io dico ai ragazzi, per favore, io non sono mai entrato in quella chiesa, andate voi, ma andate a vedere sto Fara, che santo è, femmina, è maschio, è fluido, non so che santo, chi è? Quelli vanno, dicono, non c'è nessun santo. Ah, non c'è nessun santo, dico io. E allora sapete perché? E sull'altare che sta? Dice, stanno tutti, sta Giuseppe, la Madonna e Gesù. Ah, perché i Longobardi vennero a Bari. Fara significa famiglia, quella è la chiesa della Santa Famiglia. In Abruzzo c'è un paesino che si chiama Fara Filiorum Petri, la famiglia dei figli di Pietro. E allora dissi, ecco come attraverso la lingua noi possiamo scrivere la storia di un buco, di un paese. Quindi Fara è un toponimo, una sopravvivenza lasciata dai Longobardi a Bari. Hanno lasciato tante altre cose, tutti i popoli che passano. E allora noi non possiamo livellare il dialetto. Certo, dobbiamo, quando una lingua ha vinto, mo sta vincendo l'inglese, usiamo l'inglese. Però, allora, uno, però, ho lasciato, però, così, vi lascio la curiosità, c'è un intero capitolo su questo nel mio libro. Cacchis, 90 pagine, non so, vabbè, ma ho scritto un capitolo per ogni cosa. Per esempio, l'ultimo capitolo, non penso che sia l'ultima cosa da dirvi, l'ultimo capitolo è quello sul pop, no? Sì, ecco. Sul pop, l'ultimo capitolo che ho scritto riguarda questo. Possiamo, per esempio, ascoltare stanotte di Bruno Risas, Don Abbondio. È una splendida canzone, tanto si dice, 3 anni e 7 mesi, ma chiudo la porta. Bruno Risas, Don Abbondio. Don Abbondio siamo tutti noi quando inquiniamo, quando ascoltate una bella canzone di qualche anno fa di Bruno Risas. Oppure, 1929, io parlo anche dei Promessi Paperi, parlo di queste cose qua. E allora nel 1929... Guido da Verona, era uno scrittore satirico italiano, scrisse una versione satirica dei Promessi Sposi e la pubblicò. 1929, sapete dalla storia, è l'anno dei patti, i patti lateranensi. Lo Stato italiano, in quel momento fascista, fa l'accordo con la Chiesa. Non voglio offendere nessuno. Ciò che sfugge a molti di voi, un codicillo di questi patti, sapete cosa prevedeva? Che da quell'anno in poi, nella scuola elementare, in quinta elementare, bisognava fare l'insegnamento di religione cattolica attraverso i Promessi Sposi. Alcuni capitoli, alcune figure dei Promessi Sposi. Quindi furono elaborati e scritti delle versioni ridotte, illustrate, ma non con Gonin, illustrate diversamente, dei Promessi Sposi. Bene, Guido da Verona fu accusato, arrestato e condannato per aver scritto una versione satirica dei Promessi Sposi nel 1929 per vilipendio della morale fascista. Ecco perché vi dico, io sarò arrestato. Scattatemi qualche foto, potrete dire, quel giorno stavamo noi con povero Trifone, però promettete, Antonio, tu mi devi portare le arance, promettimi di portarle le arance. E allora io mi chiedo, il trio Solenghi che fece quella bellissima versione in TV, chi ti è sfucilato? Appena c'è fucilati. Vi sto dicendo, questo dato è vero, Guido da Verona per aver scritto una versione satirica da ridere, fu arrestato e condannato, incarcerato per vilipendio della morale fascista. Non so se sarà questo l'atto di accusa per me, ma
siamo, diciamo, tornati un po' a quegli anni. Allora, sei accusato di scorribande. Di scorribande. Quindi, no, forse, no, però, oh, forse ho detto tutto. Scusa un secondo, posso? Ti faccio questa domanda e chiudiamo. Sì. No, no. Ma su sta storia delle scorribande, che ti accusano? In questi giorni tutti i giornali sono pieni di sta storia. Di quale? Che tu fai scorribande culturali. Ah, sì, 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 sì. Beh, narracela e poi... Ve lo narro, sì. Che carina. No, io l'ho detto, il fatto dell'ambiente, ve l'ho detto. Forse c'è un... Quando spiego che è un romanzo in ritardo rispetto alla letteratura, alla grande letteratura europea, cito anche De Sade, perché forse Manzoni pensava a Justine, lì il trionfo del vizio, e lui fa trionfare la virtù. Forse c'è, senza manco che lo dici, se no poi... Allora, le scorribande. A me piace parlare in questi contesti. Io ho da anni, da una quindicina d'anni, elaborato e ho rapporti, diciamo, con ragazzi che si sono laureati con me o con colleghi di scuola, elaborato questo gruppo di lavoro, questo gruppo di ricerca, e cioè che la letteratura va portata nelle piazze a tutti, per tutti. L'altra sera ero a Noci. A Noci c'è un festival per strada ogni anno. Due anni fa venne una studentessa che si era laureata proprio con me. Prima che io parlassi, mi disse: professore, stasera è la prova del 9 per lei. E dice: perché? No, glielo dirò dopo. Vabbè, io feci la mia lezione, poi non la vidi, me ne andai, mi chiamò a telefono il giorno dopo: professore, lei è proprio bravo. E dicevo: grazie, complimenti, grazie. Ma perché? Dice: ieri sera nel pubblico c'era mio padre, che di mestiere fece un camionista. E dico: dice professore, io sono capisciuto di tutto, anzi, ci se ne va in pensione, io conosco tutte le strade d'Italia, con camion, porta tutto avanti, così deve spiegare così la letteratura in tutta l'Italia. Il camion, dice, mio padre fa il camionista, si fermò alla terza elementare, ha capito tutto dell'infinito di Leopardi. Allora io ho questa idea, cioè che noi dobbiamo uscire dalle accademie e parlare a pochi. Noi ci dobbiamo sforzare, perché la cosa più difficile è farla facile. Non ci vuole nulla a farvi addormentare dopo 5 minuti se io facessi una lezione in modo diverso. Pensate che un anno in una RSA nel 21, stavamo uscendo dalla pandemia, nessuno dei miei colleghi invitati in un festival voleva andare in questa RSA. Si chiamava Paio. Dici, no, Voghita, io... Questo è vero. Io 10 anni fa ho avuto un tumore che proprio non si capì. La prima diagnosi che mi faceva l'oncologo, che io sono stato fortunato, ho trovato l'unico oncologo bravissimo come oncologo, ma non c'è matematica, non si capisce. Scrisse: rischio morto 100%. Chi ti è morto? Dice: scrivi 99, tu stesso mi ha salvato, tu ma caro. Scrivi 99, c'è scritto il 100%, ma tremuore nei gambi quando le cibo, rischio morto 100%. Chi ti è morto? Scrivi 98, 99, mi hai salvato. E allora io dissi: no, vado io alla RSA, si fa corto, proprio, c'ho ancora in circolo 250 quintali di chemioterapia, ci ne frega a me. Allora andai da questi signori, trovai 80enni, cioè i più giovani degli ospiti, 80, 85, 92, poi c'erano i figli, sui 50 anni, 60 anni, poi i nipoti. Allora, stavano tutti insieme. Io riuscii a parlare contemporaneamente a 12 anni, 50 anni, una signora di 85 anni, saccato lì, vuole la firma, disse: professore, ma lei perché non va in televisione? E dice: signore, mi fa da agente, così mi porta lei in televisione, faccio ma che sì. Quindi le mie scorribande, invece c'è qualcuna dei miei colleghi che si sentono sacerdoti di niente, dice: no, questo è volgare. Qual volgare? Ma Dante scrisse apposta, Dante aveva già scritto in latino, disse: no, la commedia la scrivo in volgare perché voglio parlare finanche alle muliercole, alle femmine che a quel tempo non potevano leggere e scrivere, non potevano uscire di casa. Dobbiamo sforzarci di parlare a tutti, perché la bellezza va, non io, la bellezza di autori come Pasolini l'anno scorso, Leopardi, Dante, Ariosto, Calvino,
Rodari va a portare, no Petrarca, no Guicciardini, no Manzoni e no Fabio Volo. Sono libri proprio che non bisogna fare, alberi sottratti alla natura, inutilmente tagliati. La bellezza va portata a tutti. Io me ne infischio di questi qua che fanno gli snob, che poi non mi invitano. Tanto, nei loro convegni, Treso. Quindi, meno di Manzocco, 17, credete. Le copie vendute a Milano furono 17. Ho portato i dati di vendita e due a Monza, perché erano le nipoti della monaca, dice la zia, mo non la zocca, ma fa per noi. Tanto è un mestiere che rende, facci la zocca. Va bene, quindi la letteratura deve essere pop, popolare, portata a tutti, col camion. Per il resto ci pensiamo noi. Allora, anche quest'anno è andata. Siccome sono un autore vero, per firmare le copie ho portato la Mont Blanc, la penna è mia e è blanc, e ho quattro colori, nero, rosso, blu e matita. Vabbè, voi forse vi aspettavate andare così su Manzoni, però era uno stronzo, era un chiave, che era un vamacchione. Per il bene dei nostri figli non è il romanzo della nazione, è un romanzo, va messo nello scaffale assieme a Silvio Pellico e a Ludovico di Breme e non va letto. Leggetevi gli autori contemporanei e dell'Ottocento, leggetevi Ippolito Nievo, Le confessioni di un italiano, vera storia d'amore e con i dialetti d'Italia, e racconta l'unico epos italiano, i Garibaldini. Non ci pensate, che poi è il mio libro, che poi è il tuo e quindi leggetevi, vi do tre indicazioni. Tre libri: Raffaele Nigro, I fuochi del Basento, il libro di Antonio, quelli che credettero e Ippolito Nievo. Poi, però stasera accattatevi, dimenticate Manzoni. Dimenticare Manzoni. E Dante Porno, il primo capitolo, su Rio Nero, racconto il giorno che, diciamo, venni qua e mi venne questa ispirazione di parlare di noi andavamo lunghessa la cornice. Però aspetta, al volo, siccome c'è Don Rocco dietro, lo cito. Allora raccontalo in breve che è successo. Il richiamo del vescovo, e poi chiudiamo. Cioè, è qua, ma è là dietro, è là. A Don Rocco, va. Una dedica speciale. Perché io venni quando è stato nel 22, nel 21. Ma ormai stai qua di casa. Qualche anno fa, non lo so. Ho preso una stanza qua, mi darete la cittadinanza. Allora, questo è Manzoni. È Manzoni che ascolta. Cuscio strunz di Manzoni. Cuscio Manzoni. Racconta il sottofondo, dicono da magia. Siccome le pecore, cioè l'intervallo della Rai, le pecore, no? Allora, Trimone. Allora, poi immaginate che questo uno, ma va. Cioè, mia madre, ma voltando di chi mazzare, mia madre. Infatti, stamattina sono stata da lei, dice, Nino, mi dai l'acqua? No, non l'acqua. Non sei là, senza perché tu. Allora, dicevo, io venni allora per parlare di Dante Pop. No, Pomp. Pop, le canzoni. Pop la brutta idea è stata mia. Pop rock. Faccio questa cosa, canzoni. Siamo a mangiare. Poi, cioè, mi dissero, dice, lei si impara, lui mi conosceva. Dice, chi non mi conosce, dice, lei è simpatica, dice, però noi ci aspettavamo una cosa un po' più spinta, diceva. Asfazio, vedete, ma rete, facciamo una cosa più spinta. Devo dire, questo non l'ho scritto, devo dire che chiesi in privato, ma c'è un cugino di Roxy Fred, non lo so, perché più spinta, la fai sempre più spinta. E infatti, dopo, dice, l'anno prossimo, mettiamo, dice, Nino, quando puoi venire? Il 10 agosto. E il titolo, Dante Porno, è chiusi. Dove mi chiamo? Disse, professore, non ti devi arrabbiare. C'è SC. E dopo la festa della Madonna, potete scrivere? Madonna Immacolare, non so, pieno di grazie, Dante Porno. Ma ne scomunicate. Dante Porno. Quello sarà mandato non in Sardegna, proprio in Nigeria, come la mandiamo. Dice, va a vedere un picco, di battezzare qualche io. Allora Dio disse, che avete fatto? L'abbiamo chiamato Dante Proibito. Ma dice, Dante,
che chiari, infatti il sottotitolo del mio libro è Dante porno, eretico, erotico. Poi in copertina vedete un Dante proibito che non avete mai visto. Perché comincia con questo verso, guarda, il libro e la lezione che feci si divide in tre momenti. Ci sono le parolacce della commedia, e ce ne sono tante, mica solo all'inferno, anche in paradiso. Poi ci sono le scene erotiche. Vieni qua. Mandi il costo. C'è una scena, nei libri di scuola non lo mettono, e anch'io che anni fa ho scritto una letteratura per le scuole. No, no, la basta tu, perché è come la cosa di Cudda. Mi sento più sicuro che quando scorda a Pecca. Allora dicevo, c'è un sonetto che Dante Alighieri scrive all'amico forese Donati, perché lui frequentava la famiglia dei Donati, mica per Forese o Corso. Quando lo incontra nel purgatorio morto, Dante, la prima cosa che chiede a Forese, dice: Fore, tua sorella dove sta? Sai, chi te mu? Ademan, perché sono morto. Cioè, tu mi vedi dove fin da. La prima cosa che dice: sorta, dove sta? Comunque, dice, la troverai nel cielo della luna. E allora c'è questo sonetto. Quindi Dante frequentava la famiglia Forese per Piccarda, perché Dante era un chiave, capisci? Ci piacevano i femmine, ovviamente. E allora Dante scrive questo sonetto a Forese. A scuola non ve lo fanno leggere. Dice: Fore, ma la notte perché te ne vai sempre in giro? Nell'uccia tua sente freddo senza coperta. D'estate è d'inverno. Che vai a rubare? Seconda quartina di Dante. Che c'è in quel nido? Un difetto di uccellino? Chiamami a me, siamo campani. Si sta a fare amicizia. Che Dante Alighieri dice che se c'è un difetto nel nido, chiamami a me, siamo amici. Allora l'amicizia c'è sta a fare. Dante Alighieri è un altro, lo stil nuovo, cuda c'ha a fare tutto. Ecco perché da furbo dice: allora si mosse e io li venni dietro. E Virgilio disse: perché gridi? Come, perché gridi? Tant'è vero, la spiegazione è perché il purgatorio c'è la montagna e poi il burrone, no? E Dante ripete continuamente: noi andavamo lunghessa la cornice, così diciamo murmur, non si capisce. Dice: Dante è caduta la pelle, la perda la pelle. Dice: sono cadute le chiavi, non servono i chiavi. Quasi passa senza chiavi. Va bene, basta così, grazie a tutti. Non dite che siete stati, non dite che avete letto il libro, non è colpa sua, è solo colpa mia. Dimenticare Manzoni, ricordatevi il metodo Simonetta, non si legge l'ultima parte, non si legge proprio, non dice strazziamo l'ultima parte, non si legge proprio. Ciao a tutti, io sto qui per le firme, il sole domani sorge alle 6:45, la chiesa festeggia San Biagio, Sante Cose, eccetera. Ciao a tutti. Trifone Gargano. Trifone Gargano. No, le corne. Ok, ciao a tutti.